L'argomento è l'emigrazione, diciamo, però vissuta dagli attori, perché uno dei linguaggi del nostro teatro, perché io parlo al plurale con Ghero, con il quale lavoriamo da 18 anni, è il corpo. Un'estensione di Prove Rewind, però dove sottolinea la difficoltà dell'attore nel partire, nel lasciare la propria terra per cercare, fra virgolette, la fortuna altrove. E in questo cammino, in questo viaggio, ci sono varie problematiche. It's my home. It's really good. My family inside. Hey, mamma! Mamma! Io definisco, almeno noi cerchiamo che il nostro teatro possa essere una forma di esperanto della parola e del corpo, e diretta a tutti. Come una volta si parlava del teatro danza, a partire dagli anni 70, o anche prima con Joss, con la Tavola Verde, Pina Bausch e poi tanti gli altri coreografi, noi è una forma di sorta di teatro circo. Io credo che nella società nella quale noi viviamo siamo pieni di immagini. Spero che ci sia ancora della poesia come scambio con il pubblico. Ma ci vuole di smettere? E te le faccio smettere? Date, date, così non mi chiedo le faccio. Stigale, date, stigale, muore di smettere. Mamma, date, a strada del tribunale, strada del tribunale, mi chiedete, ciao, mi chiedete, mi chiedete. La fine dello spettacolo, dove Ghero si ritrova con sulla valigia e diciamo cieco, dove c'è la cecità della stanchezza del pensiero, ritorna indietro, diciamo per la scena finale, perché la scena iniziale e la scena finale sono uguali, perché ci sono due ossessioni per me: il teatro e il viaggio, come tutti i componenti della mia compagnia. Questo iniziare con un'immagine, questo finire, per me rappresenta un segmento, cioè un'ellisse cinematografica che può essere riportata in teatro.